Su una liga neutra normalmente, ripeto, è formata per, diciamo, su un mix di estabilizzanti, ok? E normalmente abbiamo anche un emulsificante, ok? Diciamo che esso sono i due ingredienti base di una liga neutra. Dependendo, no, ripeto, vai di 3 a 10 grammi per chilo di sorvecce, eso normalmente sta scritto nella imballaggio. Allora, dipendendo da concentrazione che la gente collocherà, essa liga sarà mais o meno pura. Che quiere dire? Quando parliamo di una liga che si usa 3 grammi per chilo, sarà una liga pura, ossia dentro la composizione della terrà solamente os stabilizzanti e a veces anche un emulsificante. A veces perché? Perché normalmente quando tem un emulsificante presso pura già vamo pra 5 grammi per chilo. Poi vedremo che tem determinati tipi di liga neutra che sono a 5, a 6, a 8, a 10 grammi per chilo che sono, potremmo dire, cortata con un'altra materia prima che normalmente è dextrosi, a volte è maltodestrina e a volte può essere inulina, ossia sono cortata con un altro tipo di carboidrato che diciamo generalmente bascia un poco il prezzo da liga neutra, ma lembresi che la parte importante è sempre la concentrazione di stabilizzanti e emulsificanti, ok?